ultimi discorsi. Ogni volta che ci sarà un fischio, in ordine, ecco, facciamo così. Da me. Facciamo da Rosa. La presenza delle donne. A breve. Io poi indico chi deve parlare. Presidente delle donne? Martellata 41 dedica la sua canzone a vacanziero alla spiaggia. Piaccia frate, che le ischi che abbiamo visitato tutte le strade a Roma da molte cose, stai pensando di proponimi una canzone, ti aspetta. Come da di chiedere il nostro disco Ibiza, allora abbiamo la telefono, pronto, va al cielo, sì sono io, dimmi, dai, dimmi tutto, che cosa vuoi ascoltare? Ascoltare la canzone per dedicare alla mia ragazza, noi abbiamo... Ragazza, fai la brava, perché si apri le gambe, il signore si prende. Io stavo oggi no, sono una scarcerata, ma non una nota. Scarcerata 24 per Napolina 28. Il mio amore è grande per te, solo sul subasio. Camma fa questa radio sul passo, e camma fa lui mi era di pizza, camma fa e che sta cosa spassata, camma fa e non cagnate stazione. Perché poteva essere una buona... Buona, che la voglio una da giusta forcella, no, buona. Buona suota, questa sera al Madison. Madison, Madison, disse Davide. No, però, ma ti dico una Madison, e la forza del signore, niente abbastanza forti. Capozzi no, noi non lo mandiamo perché non è abbastanza romantico, però possiamo... Romantico magari, cacciate demoni, ci mandiamo nell'inferno, basta con l'inferno, tutti a ballare. Prendiamo il tiramò, prendiamo le luci, è ora di saltare i conti. Quanto ti devo? $2, bestia. E si dirà! Wah, wah, wah! Te do il pugno! Wah, wah, wah! Entrano subito! No, no, entrano! Entrano! Questo è un vostro web! C'era zombie spada lunga! Una trilogia pulp in rima. Buono, buono, alla Luciana. A Cuba. Saluta Buria. Sono Pasquale Gaiato e professore Ramazzo, insomma, i vicoli spazio. L'altro ieri, uno spada un sasso. Se andai vicino a diventare paonazzo, cagagliando gli dissi, piacere, cag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 
Consolato, e leva da un'altra. Saluto a buio. Sono Giornata Galeano. E a tutti quanti mi chiamano Assa ma. Perché a chi non porta rispetto? Ora ma. All'altra era uno sparai in un altro. E non mi appaurai. E lo dicette, oi ma si fa? Vattene allora, sono da mare. Diceva, ora la potete tu fare. Io voglio vivere quando vedo a te in scuola. Essa mi rispose, sì. Dicette, sono Carmela Durato, sono Durato. E la vado a non so caso. Sono Carmela Durato. La moglie da tuo paonazzo, sono mio sotto palazzo. Ma tu ieri, non mi sparai un altro, mentre stavo facendo
e pulizia una mano. A volte non giurdai e cadete da me naturale. Mi sono giurdato e non capisco un cazzo. La gente mi ha picchiato per pazzo. Mi serve una sedia. E i microfoni. Ma poi ci sono paghi. Professore, eccetera. Di prima mattina la facciamo tutti quanti. Hai capito? Allora, una cosa che tutti quanti, di prima mattina, la prima persona, o qualcuno che guardiamo in faccia, non è mai più la moglie o marito, si guarda pedinando la pasta, la fa sguardo mansueto, la conclude poi con un peto. Chi va di fretta, chi va pian piano, chi mantiene l'arresa in mano, chi non vuole aspettare domani, con la guinzaglia con le due mani, chi fa grandioso, chi non è davvero, chi viene a mezzo rincoglionito, che per distrazione si bagna il dito, chi la trattiene continuamente, chi c'è che accesso che incontinente, chi la fa sempre intorno alle sette, chi si è schizzato sulle scarpette. Poi alla fine alla stessa maniera. Questo è un angolo poetico, magari puoi accompagnare con una leggera scritta. Questa, allora, l'ho scritta quando Sarkozy si sposò con Carla Bruni. Teatro. Ma lei così? Andante. Nemmeno quel nano di Sarkozy. Ti ricordi? Ci presentò Brigitte Bardot. Ai tempi di Platini e Rostò, fuori da Mario il Bistrò, quella sera mangiamo frigandò e bevemo del... Sono tuo marito Godò. Ultima chiusura. Cosa ci dà? C'è... La chiusura c'è Maria. Le palle di scrivere anche cose un po' più, ecco, di sentimento. Qui c'è Maria che ha scritto un bel pensiero al suo paese, cioè Napoli. Fa così. È aprile e Napoli si sveglia. Si sveglia col sole che illumina il mare. A Merdolina e con tutti i palazzi si affacciano sul mare. Si fanno così. Per goderla appieno inizio a percorrere con lo sguardo tutto il golfo. Parto da Posillipo, arrivo a Merzellina e poi ad un certo punto mi blocco, Silli, vicino al castello. E poi più percorri via Marina e più tutto si infistisce. Il mare è sempre più lontano, i palazzi sono sempre più cupi. E qui inizia a rappresentarsi un'altra storia, una storia diversa da Napoli di adesso. Così tutto ti sembra più chiaro, tutto si schiarisce, diventa più nitido, si dilata la nebbia e proprio lì all'improvviso scompare lui, il Vesuvio, l'inizio